Sono molto lieto di essere a Roma. Sapete che per noi francesi la città di Roma e insomma tutta l'Italia presenta dei caratteri quasi miracolosi. E non parlo neanche della bellezza del paesaggio di Roma, del sole romano e del vento romano, perché oggi abbiamo il vento, no? Era una cosa inesperata. Allora, per me sono molto lieto di essere qui a Roma per questa intervista. Senti, com'è che Althusser è diventato Althusser? Ma questo non ha nessun interesse. La tua... Forse puoi spiegarci qual è il tuo percorso? Il mio percorso è molto semplice. Sono nato in Algeria. Mia madre era figlia di un piccolo contadino povero del Morvan, nel centro di Francia, che aveva scelto di andare in Algeria come garde forestier, come si dice? Guardia forestale. E mio padre era un figlio di Alsaziano. Sì, un coppio di Alsaziani che avevano scelto la Francia nel 71 e il governo francese li ha deportati, no? Deportati tutti in Algeria. E così mio padre e mia madre si sono conosciuti così. E ho vissuto fin 1930 in Algeria, dopo 6 anni in Marseille, dopo 3 anni in Francia, in Lyon, e dopo ho fatto il soldato 1 anno, dopo sono stato prigioniero, mandato in Germania dove sono rimasto 5 anni, sono tornato, ho passato l'aggregazione di filosofia in 48 e sono rimasto alla scuola normale superiore come professore da questo tempo. Senti, il tuo percorso intellettuale, culturale? Il percorso intellettuale? Ho passato tra due uomini, uno che si chiama Jean Guiton, che è molto colto, è stato l'amico di Papa Giovanni XXIII. Cattolico? Sì, un cattolico, un filosofo cattolico, l'amico di Paolo VI, amico intimo di Paolo VI, che mi ha imparato a fare una dissertazione, a scrivere, come si dice, fare una dissertazione. Scrivere un saggio, scrivere una tesi. No, dissertazione. Una tesi? Scrivere, fa in tesi, no, in copia. Un tema, sì. Sì, un tema di scuola. Sì. E l'altro che era un professore di storia che si chiamava Joseph Ours, che era un uomo stupendo perché quando l'ascoltavo negli anni 36, 37, 39, ci spiegava ciò che è avvenuto, la guerra, la sconfitta, il miracolo della sconfitta per Pétain. E ci ha spiegato che Pétain doveva venire al potere. Ha spiegato tutto ciò che si è passato. Stupendo. Allora, così mi sono detto che... E siccome nello stesso tempo ero cattolico, avevo fondato un circolo cristiano cattolico nel liceo dove stavo, no? ero molto cattolico, cioè avevo questi due punti di vista. Il punto di vista della Chiesa che diceva che si deve considerare con gran rispetto i problemi sociali, no? Studiare i problemi sociali. No? E poi c'era questo professore di storia cattolico, anche lui, ma gallicano, gallicano, no? Giacobino, no? Che ci spiegava tutto ciò che la borghesia stava facendo, no? Su un mondo incredibile di perspicacità, no? Ah, sono stato formato così. E come sei diventato comunista? Sono diventato comunista perché sono stato cattolico, non ho cambiato di fede, ma ho trovato che, si può dire che sono rimasto cristiano, nel fondo. Non vado alla chiesa, ma cosa c'entra adesso la chiesa? Non chiedi alla gente di andare alla chiesa, no? Allora, sono rimasto cattolico, cioè universalista, internazionalista, no? Ma ho pensato che nei partiti comunisti c'erano dei mezzi più adeguati per
la realizzazione della fraternità universale. E poi c'è stata l'influenza della mia moglie che aveva fatto una resistenza terribile, che mi ha insegnato molto, molto, molto. Tutto mi è venuto tra le donne. È la ragione per cui attribuisco un ruolo molto importante, un ruolo predominante al movimento delle donne. Le donne non sanno che capacità hanno, che possibilità hanno, che facoltà hanno di far politica. Senti, che ruolo pensi abbia la cultura cattolica oggi? Oh, un ruolo gigantesco. A mio parere la rivoluzione sociale, diciamo, se volete un cambio sociale profondo, dipende oggi dall'alleanza tra i cattolici, non dico la Chiesa, ma può essere anche la Chiesa, i cattolici del mondo, tutti i religiosi del mondo e i comunisti. Senti, a proposito di scienza e di umanismo, tu hai criticato il pensiero del giovane Marx, ovviamente che non si poteva fare una filosofia prima di aver stabilito le basi di una scienza. Ora tu ti sei posto il problema di andare avanti dopo il Marx del Capitale per la creazione di una filosofia marxista. A che punto è la filosofia marxista oggi? No, ti direi che la filosofia marxista non esiste e non può esistere. Una filosofia marxista non può esistere, e l'ho già accennato molto tempo fa, quando due mesi dopo la parution, come si dice, l'edizione francese di Il Capital, no? Ho fatto una breve introduzione all'edizione italiana, quando ho capito, dopo aver pubblicato sto libro, due mesi dopo, che era quasi tutto sbagliato, no? E che finalmente si doveva parlare di posizione marxista nella filosofia, ma non di una filosofia marxista. Sicuro, no? Lo dico con sicurezza, con un'esperienza di 15 anni, che è impossibile che esista una filosofia marxista, è impossibile. Quindi anche il materialismo dialettico? Beh, la stessa roba, è ancora peggio, no? Senti, la parola autodeterminazione rimanda alla parola comunismo. Beh, per me no. Qual è la differenza? Beh, perché la parola autodeterminazione è una parola che non ha finora dico, può avere un contenuto, ma finora non ha nessun contenuto. Invece il comunismo esiste. L'autogestione non esiste, invece il comunismo esiste. Per esempio esiste tra di noi qui, su questa terrazza di Roma. In che senso? Il comunismo è un modo di produzione dove non esistono né rapporti economici di sfruttamento, né rapporti politici di dominio e di sottomissione, né rapporti ideologici di intimidazione o di pressione e di asservimento ideologico. Sì. Da noi non ci sono questi rapporti. Da noi in questo momento? Sì, in questo momento. E ci sono dei isole di comunismo dappertutto nel mondo, per esempio nella Chiesa. Per esempio in certe parti di certi sindacati, anche in certe cellule del Partito Comunista, da me abbiamo una cellula che è comunista. Vuol dire che il comunismo è realizzato. Quando si gioca al calcio, cosa si passa? Non si tratta di rapporti mercantili, né di dominio politico, né di intimidazione ideologica. Gente delle squadre che si oppongono rispettano le regole, vuol dire che hanno rispetto tra di loro. Il comunismo è il rispetto dell'uomo. Che differenza c'è tra il rispetto e l'amore? Oh, una gran differenza, perché la Chiesa, come il Cristo aveva detto, tu devi amare il tuo prossimo, no, da un ordine, l'amore diventa un ordine che coinvolge l'altro. Tu devi amare il prossimo come se prossimo tuo come te stesso. Sì, come te stesso. È un ordine. Io non voglio nessun ordine. Salvo l'unico ordine che voglio dare, non è un ordine. Rispettare l'altro. Questa è la cosa tua. Allora, se tu dici tu devi amare gli altri, l'altro diventa coinvolto nel tuo amore. Non può scappare, capisci? E se ne frega del tuo amore, cosa può fare?
se tu insisti, io ti devo amare, io ti devo amare perché lo Cristo e la Chiesa me lo chiedono, cosa fai? Tu vai via. Invece se hai il rispetto dell'altro, allora va bene, tu lo lasci fare ciò che vuole. Se lui ti voglio amare, va bene, se non ti voglio amare, va bene. Se tu l'amo, tu tenti di spiegarlo, spiegare a quell'altro che tu l'ami. Se non l'ami, va, tu fai ciò che vuoi. Senti, Lenin diceva che tra gli anarchici e i marxisti vi erano 9 decimi di identità e 1 solo decimo di differenza. Il fatto che i comunisti volevano la estinzione dello Stato e gli anarchici il suo abbattimento immediato, sei d'accordo? Sì, sono tutto d'accordo. Io sono anarchista, ecco, sociale. Non sono comunista, perché l'anarchismo sociale è al di là del comunismo. Senti, perché si è spezzata questa unione culturale fra l'anarchismo e il comunismo che pure esisteva fine del 19 secolo? Sì, è una storia molto drammatica, sai, sono i rapporti tra Marx e Bakunin. È una storia in cui la personalità di Marx, la personalità negativa di Marx, ha giocato un ruolo prepotente. È una storia terribile, terribile. E questo voglio dire che Marx ha trattato gli anarchisti in un modo impossibile, ingiusto. Vedi? Allora, questo ti dà un risentimento di massa, no? Che tu non puoi riassorbire così dal giorno all'altro. Vedi? Sono delle cose che durano nella testa. Quando tu sei stato trattato male da un altro, tu devi essere il Cristo per perdonare. E tu puoi perdonare per te stesso, non puoi perdonare per gli altri, capisci? Quando tu fai violenza alla gente così, quando non hai il rispetto della gente così, come ha fatto Marx con Bucanini. Bucanini era un po' pazzo, ma cosa c'entra? I pazzi ne abbiamo un sacco. Anch'io sono pazzo. Parliamo della rivoluzione in Occidente. Sì. Quali sono le condizioni storiche oggi perché un processo rivoluzionario possa scoppiare in Occidente? Oh, è una questione molto difficile, che va al di là del nostro cerchio di ricerca, sai? No, parliamo, no, è un'intervista per ipotesi questa, no? Sì, anche questo è molto difficile, capisci? Perché, vedi, la situazione è bloccata in Italia, è bloccata in Francia. A mio parere è più bloccata in Italia che in Francia. Anche questo è un parere, è un'ipotesi, ma la rivoluzione, Lenin ha dato le condizioni generali, sono sempre vere, quando quelli che sono in alto non possono più governare e quando quelli che sono in basso non possono più sopportare di essere governati così, è la condizione, e non è le parent pli, non è compiuta la condizione, non esiste questa condizione ancora. Ma è giusto parlare... La gente che sono nell'alto non possono più governare, è vero, la gente che sono al basso, gli operai, i contadini, impiegati, eccetera, eccetera, intellettuali, non sono ancora in grado, sono ancora in grado di sopportare, capisci, il regime attuale. Lo sopportano ancora. Beh, basta che venga un tempo dove non lo sopportano più, e allora eclat. Scoppia la rivoluzione. Quindi tu dici che una rivoluzione socialista può scoppiare solo grazie alla crisi del modo di produzione capitalistico? Beh, il modo di produzione capitalistico è sempre in crisi, è la definizione che Marx ci ha dato del capitalismo, che è sempre in crisi. Vuol dire che la crisi per lui è normale, condizione normale. Senti, tu sostenevi che gli apparati ideologici di Stato fossero delle strutture molto importanti del dominio di una classe. Lo penso, no? Sempre. Ecco. Ora. Di Stato, su questo problema, sai, sì. Tutti hanno adoperato questo termine, apparato ideologico, no? Non sapevo che Lenin, che Gramsci usava del termine apparato egemonico. Sì. Va bene, la stessa parola. Salvo che lo Stato disparisce. Io ci tengo a che lo Stato ci sia dentro, perché è la cosa più importante di tutto. Sono apparati ideologici di Stato. Anche se sono privati. E dipende privati. Naturalmente dalla definizione che tu dai dello Stato, capisci? Tu devi dare un'altra definizione dello Stato, un'altra definizione dello Stato, non tenerci alla definizione classica che Marx ne ha dato, perché Marx nello Stato non capiva niente dello Stato. Marx. Non ho capito niente.
sì, ho capito che era un strumento a disposizione della classe dominante, sì, questo è giusto. Ma sul funzionamento dello Stato, sul, diciamo, sullo spazio dello Stato, non ho capito niente. Per esempio anche Gramsci parlava, non so, dei giornali e diceva pubblici o privati che siano, sono comunque apparati di Stato, no? Apparati no, ideologici. Non ho mai parlato di Stato. Non di Stato, però egemonico. Apparati egemonici, sì, sì, anche sì. Se privati, non sì, necessariamente sì. Pubblici. Sì, 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 giusto. L'ho detto anch'io. Ma ora gli apparati della riproduzione, no? Diciamo così, sì? dei rapporti di produzione. Voglio dire, non sono però soltanto i mezzi di comunicazione di massa, i partiti, i sindacati, la famiglia, no, anche no. Le fabbriche, per esempio, sì, naturalmente, no? Sì, naturalmente. I rapporti sociali, sì, con la gerarchia, giusto. La carriera. Non ne ho parlato, ma è giusto la tua oggezione, giusto? Quindi anche gli apparati della produzione sono apparati ideologici. Sì, 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 giusto, questo non l'avevo capito. Tu vieni soprattutto ricordato per avere creato un nuovo termine, la surdeterminazione. Secondo te, ecco, è possibile spiegare questo concetto? Questo concetto mi è venuto da Freud, no? Ma l'ho usato in un campo teorico che non ha niente da vedere con Freud, no? Perché penso che non ci sono attualmente, no? Non si può stabilire rapporti tra il pensiero di Freud e il pensiero di Marx, salvo dei rapporti di filosofia, di analogia filosofica, materialisti, eccetera, eccetera. Ma questo mi è venuto di Freud e l'ho usato per dire che qualsiasi realtà della società, qualsiasi avvenimento della storia, non è puro, viene sempre, non è soltanto determinato, ma è sempre surdeterminato o sottodeterminato. No? Cioè vuol dire che non è semplice, ma che è plurale, che questo plurale è un plurale in più o in meno della determinazione che tu pensi di pensare, che tu credi di pensare, che tu credi di aver ottenuto nella tua ricerca. Ci puoi fare un esempio? Sì, per esempio, per il caso di Stalin, sì. È un caso molto surdeterminato. La spiegazione che ha dato Khrushchev era, insomma, che Stalin era un pazzo, no? No, era diventato pazzo. E così è una spiegazione determinata, ma è molto evidente che non è sufficiente, che non basta questa spiegazione per capire la personalità e il ruolo di Stalin. Ci vuole altre determinazioni, surdeterminazioni, capisci? E sottodeterminazioni, perché quando tu credi di capire, di pigliare la determinazione, non sai dove sei nella realtà, in confronto alla realtà. Può darsi che tu sia sotto la realtà o sopra la realtà, capisci? Devi andare al di là o invece sotto, capisci? Ma sopra la realtà che vuol dire? Che sei avanti rispetto alla realtà? La precedi? No, vuol dire che in generale sei in ritardo sulla realtà. Ma può darsi che in certe occasioni, per esempio, diciamo, poeti o musici o filosofi utopisti, eccetera, sono in anticipo sulla realtà. Senti, per esempio noi, qui, sì. Siamo sicuramente in ritardo sulla realtà, sicuro, perché non la conosciamo. Tentiamo di conoscerla, capisci? Siamo sottodeterminati. Sottodeterminati. Ernest Bloch diceva che il destino degli uomini è quello di essere sempre anacronistici, di vivere sempre prima della loro storia o di vivere la loro storia pensandola come dovevano pensarla 20 anni prima o un secolo prima. Sì, che sono sempre in ritardo. È giusto, ma lui non era in ritardo. Parlava degli altri, non di lui. Il tuo metodo di lavoro e di studio, no? Cioè parlavi del... Ma io tento di fare ciò che mi sembra la cosa più importante di tutte le cose, direi la parola d'ordine numero uno, cambiare di pensiero, cambiare il modo di pensare e poi, in seguito, cambiare il modo di agire. Vuol dire cambiare il modo di organizzare, di mobilizzare, di far capire le cose, di far agire la gente, di organizzare l'azione sindacale, politica, eccetera, eccetera. Questo vuol dire anche cambiare il modo di fare politica. Che cos'è la politica?
La politica che fa? Che sì. Cos'è la politica? Cioè, come la... E agire per la libertà e l'uguaglianza, l'uguaglianza. Che vuol dire saper fare politica, per esempio? Beh, vuol dire essere cosciente del rapporto reale che esiste tra gli uomini che hanno delle idee sulla politica e gli altri. Non so, tu una volta hai usato una metafora, quella che dice per saper fare la politica bisogna saper suonare il piano. Sì, è una parola di Mao. Che vuol dire? Beh, l'ho spiegato nell'articolo che uscirà nell'Unità. Non bisogna che lo ripeta oggi. Senti, un'altra storia che tu hai raccontato era quella della quercia e dell'acqua. Ah, sì. È una storia molto semplice, si passa in Russia. È una storia che mi hanno detto che Lenin raccontava questa storia, no? Sì. Quando era in Svizzera. E la storia si passa in Russia. Nella campagna. Ci puoi dire prima perché racconti questa storia? Cioè, perché Lenin raccontava questa storia? Ah sì, perché? Perché voleva far capire alla gente che bisognava pensare altrimenti. Sì. E la storia è questa, si passa in Russia, nella campagna, una campagna quasi deserta, c'è un piccolo paese, e di notte alle 3 di mattina uno che si chiama Ivan viene svegliato, la vedete, no? Svegliato. Sì. Viene svegliato da colpi terribili alla porta della sua casa, no? Si alza e va, cosa trova? Cosa trova un giovane che si chiama Grigori che gli dice mi arriva una cosa terribile, orribile, dice, vieni come, il vecchio non vuole venire, finalmente ci va e va al prato del giovane dove c'era al centro del prato un magnifico albero, no? Un quercio, no? Una quercia. E siccome c'era di notte non si vedeva benissimo. Allora Giovanni dice, sai cosa mi hanno fatto? Hanno legato la mia quercia a un asino. Allora e dimostra, di fatto c'è un asino legato all'albero. E il vecchio gli dice, ma tu, Grigori, ma sei proprio pazzo, basta cambiare il tuo pensiero. Basta pensare altrimenti. Non dire che hanno legato il mio quercio all'asino, ma dire hanno legato l'asino al mio quercio. No? Non so, io non ho più domande da farti. Se andiamo alla spiaggia? Possiamo andare alla spiaggia? Sì, sì. C'è una bella giornata. Sì, una bella giornata. Qui. Vedi lì? Lì, cosa? La cupola di San Pietro. Vuoi dire il Papa? Il Papa. Perché no? Sei disposto? Trovare il Papa? Sì, se è disposto, possiamo andare. Se lui è disposto? Sì, sono pronto. Anche tu? Sì, tu sei disposto? A ogni momento, di giorno, di notte, d'inverno, d'estate, sono pronto. Va bene, andiamo. Thank you.